Per la preparazione della ricetta ci occorrono 5 tuorli, il loro albume, 90 g di farina, 120 di zucchero e 5 g di lievito, 50 g di latte e 50 g di olio di semi. Mettiamo un pizzico di sale ai tuorli. Inseriamo la farfalla e aggiungiamo ai tuorli 50 g di zucchero per 8 minuti a 37 gradi alla velocità 3. Aspettiamo che diventino un composto sodo e chiaro. Raggiunta la consistenza desiderata, li mettiamo da parte. Dopo aver lavato ed asciugato bene il boccale, mettiamo gli albumi per circa 4 minuti alla velocità 3,5, inserendo sempre la farfalla. Dopo un minuto inseriamo dal foro i 70 g di zucchero rimasti. Ricordo che sul totale di 120, 50 g li abbiamo messi prima con i tuorli. Inseriamo lo zucchero piano piano dal foro con un cucchiaio. Il tempo è indicativo, ma il risultato deve essere questo: sodo e spumoso. Dopo averlo versato in una ciotola, andiamo a prendere i tuorli montati in precedenza. Li versiamo un po' alla volta e con una spatola dall'alto verso il basso, giriamo fino a miscelarli bene. Raggiunto un composto liscio, possiamo aggiungere le farine setacciate, ossia i 90 g di farina, la vanillina e i 5 g di lievito per dolci, mescolando sempre delicatamente dal basso verso l'alto. Quando la farina si è ben amalgamata, versiamo in una ciotolina 50 g di latte e 50 g di olio di semi. Mettiamo un po' dell'impasto e cominciamo ad amalgamarli bene, l'olio, il latte e l'impasto. Ottenuta questa cremina liscia, come vedete, si può riunire al suo impasto. A questo punto siamo pronti per metterlo in una teglia rettangolare ricoperta da carta forno. Livelliamola per dare lo stesso spessore. Sbattiamola 3 volte per eliminare le bollicine superficiali. Ed inforniamo a 170 gradi per 20-30 minuti. Appena sfornato, copriamolo per 10 minuti con una pellicola ed un panno. Ora siamo pronti per girarlo e togliere la carta forno delicatamente. Tagliamo con un coltello affilato i bordi fino ad ottenere un rettangolo perfetto. Ad uno dei lati più corti, con un coltello affilato, facciamo un taglio per diagonale. Se volete potete fare dei tagli, mi raccomando, profondità non più di 1-2 mm, per far assorbire la marmellata o il miele. Io ho scelto la marmellata di albicocche. Con una spatola delicatamente ne spalmo un velo.
Ora siamo pronti per il tragico momento, lo dobbiamo arrotolare. Partiamo dal lato tagliato dritto, non diagonale. Dobbiamo riuscire ad arrotolarlo stretto senza romperlo. Aiutiamoci con la carta forno. Formato il rotolo, lasciamolo avvolto nella carta per circa un'oretta in frigo. Tagliamo le estremità ed il rotolo è pronto. È un impasto molto soffice e si mantiene per giorni.